Settima edizione di Cookery, una serata magnifica, tantissimi gli intervenuti, 20 chef quest'anno, li abbiamo messi a coppie, è stata una sfida che è piaciuta davvero a tante persone, un evento che è anche sensibile a quella che è la beneficenza sul nostro territorio, quest'anno è ad ANCSA VCO, che una parte del ricavato verrà devoluto, c'è Edoardo Raspelli. Erano diversi anni che noi volevamo un critico enogastronomico importante, eccolo qua, per noi è un immenso onore averlo qui questa sera. Edoardo, come ti è sembrata questa serata? Un critico di peso di sicuro. Beh, per me è una doppia valenza. La prima valenza è quella che dal 1986, dall'estate dell'86, quindi sono parecchi anni, ho scoperto questo pezzetto di Piemonte. Non c'era ancora l'autostrada che arrivava fino a Garlonatoce. Le strade per arrivare a Crodo erano ancora un po' difficili e da allora io pian piano ho scoperto i territori, i formaggi, i prodotti dalle chiocciole ai formaggi e i locali che poi questa sera in gran parte ho rivisto qua. Locali che io frequento da cliente comune durante l'anno e che qui hanno dato il meglio di sé. Siamo sempre felici di ospitare qua tutti gli chef perché ormai è una tradizione. E poi invece come Lake Inside, come organizzatore di questo evento, insomma, abbiamo ambizioni anche un po' più ampie, no? Infatti si duplica quest'anno, si duplica la beneficenza e quindi siamo più che soddisfatti, direi. Sì, infatti questa sera vedere il pulmino di Half-Down VCO su concretamente, insomma, sono stati solo 5.000 euro, ma insomma, per organizzare questo evento le spese sono tante, ma noi ci teniamo a fare anche questo. È un rito, ci rivediamo però ad ottobre, il 9 di ottobre. 9 di ottobre si duplica, Lake Inside torna due volte quest'anno, al Castello dal Pozzo, quindi una nuova scoperta in una provincia vicina. Vi aspettiamo, ciao! Ciao!